Ciao a tutti, bentornati su Viaggi col Tubo. Allora, Questo video comincia con un annuncio. primo annuncio. Domenica 11 raduno a Milano. È vero, questa cosa succede per davvero? Non sappiamo ancora di preciso che ora, Non però. sappiamo quali altri youtuber verranno. Esatto, volevamo organizzarla magari con qualche altra persona in modo da far venire un po' più gente. E, comunque, creeremo, appena capiamo come si fa, un evento Facebook, quindi cercatelo sulla nostra pagina, lo condivideremo. Se si può fare, non lo sappiamo ancora bene, dobbiamo organizzarci. Comunque, domenica 11 ottobre, raduno a Milano, probabilmente nella zona dell'Arco della Pace. Se piove, lo faremo lo stesso, probabilmente sotto la Galleria Vittorio Emanuele. Quindi, comunque, Vedremo. vedremo. Seconda cosa. Sempre domenica 11, però la mattina verrà pubblicata l'estrazione del vincitore del giveaway della carne di canguro, così nel caso fosse della zona di Milano e volesse venirci a trovare, noi gli porteremo la carne di canguro in diretta. In diretta. Terza e ultima cosa che vi diciamo prima di lasciarvi al video è: non è camera nostra questa, purtroppo è una camera d'albergo. Se volete sapere dove siamo, ve lo sveleremo più avanti, alla fine del video, credo. Ciao a tutti, bentornati su Un Viaggio col Tubo. Questo è un piccolo vlog perché Per rendervi partecipi di quello che facciamo quando non viaggiamo, diciamo così. per partecipare a un concorso fotografico, oggi andremo a Milano a scattare delle foto. Qua siamo arrivati a Milano, adesso abbiamo parcheggiato la macchina, ci stiamo dirigendo nella zona dove andiamo a scattare. Speriamo di vincere perché stiamo già spendendo troppo per questo concorso. Eccoci qua, la zona è questa, la prima zona. Cercheremo una posizione tattica e poi ci piazziamo. Allora, abbiamo trovato la prima location, ci mettiamo qui seduti e col computer. Ah, tra l'altro non ve l'abbiamo detto, il tema di questo contest è outdoor office, quindi ufficio all'aperto. Ci sediamo e facciamo la foto, ma poi vi mettiamo dietro, tipo dietro le quinte. Ok, ora proveremo a montare un piccolo set, ci cacceranno ma fa niente. Il servizio fotografico più veloce della storia. Tutto questo è perché non abbiamo i permessi per occupare il suolo, che sono gli unici permessi che mi servono per fare le foto, ma visto che ci vuole un'eternità per averli, noi non ce li abbiamo. Comunque questa è la prima volta che veniamo qui e è abbastanza figo come posto in Sì, realtà. è carino. Ci sta. Io direi montaggio immediato su un po' di riprese a caso di questo posto. Andiamo a fare la seconda foto, sperando che neanche nella prossima tappa nessuno ci arresti. Speriamo. Ok, queste qui erano le foto. Basta, andiamo a cercare un altro punto? O andiamo a casa? Andiamo a casa. Andiamo a casa. Si va a casa. E quindi va bene, grazie per averci seguito in questa avventura. Ci vediamo un attimo a casa perché dobbiamo parlare di cose. Quindi andiamo a casa e. Andiamo. Ok, prima di andare via, in realtà abbiamo deciso di fare una foto un po' alternativa, un po' simpatica. Quindi mettetevi qua, così non date noia all'inquadratura e vediamo un po' come viene. Dunque, eccoci qua a casa, come promesso, abbiamo già fatto il lavoro di selezione delle immagini, le abbiamo selezionate, alla fine, Modificate un ciccio. ovviamente, ne abbiamo selezionate due, e poi abbiamo pensato di ritirare fuori alcune foto vecchie, dell'Australia e dell'Andalusia, perché possono essere a tema, diciamo. E sono queste.
Praticamente la prima è quella fatta per ultima a Milano, semplicemente quella simpatica. Poi abbiamo scelto questa qua con il palo, diciamo, quello un po' particolare al centro della piazza. E poi abbiamo ritirato fuori questa qua che avevamo pubblicato, se ben vi ricordate, su Instagram. Mentre facevamo il time-lapse di Brisbane. Poi c'è questa qui durante il timelapse a Lake Lake Ballard, Ballard in che ancora Australia. non ho, cioè avete visto forse nel video figo, ma ancora il video non è uscito e ce ne vorrà di tempo. Poi ce n'è una al tramonto sulla Alhambra che abbiamo fatto in Andalusia e poi un'altra sul tramonto a Cordoba. Ora le carichiamo e speriamo bene. Sì, per caricarle praticamente abbiamo connesso il cellulare al computer perché le dobbiamo scaricare e pubblicare su Instagram. Quindi voi molto probabilmente le avete già viste sul nostro profilo Instagram perché appunto questo video lo stiamo pubblicando una volta che il concorso è stato chiuso, ovvero martedì 29. Ed è già stata fatta la selezione delle 15 foto finaliste. 15 erano? Mi pare di sì, 15 finaliste. Comunque, se siamo in finale, lo saprete tra pochi secondi, perché se lo siamo ci servirà il vostro aiuto. Quindi ci rivediamo tra pochi secondi per voi, qualche giorno per noi. Ok, è giovedì 1, siamo nel Monferrato con Sì? un tour. Ma abbiamo comunque avuto tempo di guardare se abbiamo vinto la prima selezione di Red Bull. Già siamo stati selezionati. E no. Purtroppo no, non siamo stati selezionati, le nostre foto a quanto pare non erano abbastanza outdoor office, Però però vabbè, non è che vabbè. ce la siamo presa, nel senso la si prende con filosofia, sono concorsi in cui partecipano migliaia di persone e quindi è improbabile vincere. Noi ci abbiamo partecipato senza sperarci troppo, insomma. Marti, vieni che sono uscite le foto. Vediamo se ci hanno Ci siamo, selezionato. ci siamo? Sto guardando. No. No. Non No, ci siamo, ma porca cazzo. c***a, ma vuoi dire Cioè, che la hai nostra foto era più visto? bella? Hai visto Cioè, le guarda, ma foto? che foto di merda è! Ma guarda questa poi! Ma che cazzo l'ha scelta? Un cieco! Ma che teste di Ma che cazzo! cazzo di Ma foto si può? sono? Ma che... Ma che Ma merda. che merda! Ma Tutti questi è orribile! concorsi Cioè, sempre tutti guarda! No, è pilotato pilotati. per forza! Che merda. Guarda, è orribile! Ma vai, Orribile! Ma cioè. vaffanculo! E vabbè, fa niente. Comunque, se volete vedere le foto che hanno vinto, le trovate sul sito di Red Bull Adventure. Le nostre foto le avete già visto in questo video, nel caso sono su Facebook, sulla nostra pagina. Sarà E sarà per la prossima, per il per la prossimo prossima. concorso. Nuova Zelanda, aspettaci perché stiamo Comunque arrivando. arriveremo, anche se non ci porterà Red Bull. Esatto. No, l'abbiamo detto in questo video, tra l'altro, che tutto questo era per volare in Nuova Zelanda. No, non No, credo. forse non l'avevamo ancora detto. Comunque, appunto, si poteva vincere Sì. un Però viaggio in Nuova Zelanda a gennaio. vabbè, Non fa niente. andata. Comunque i video del Monferrato arriveranno, Sì? aspettateli. E basta, direi Basta, basta. ci vediamo domenica a Milano se volete venire a farci un saluto e altrimenti, vabbè, Ci comunque vediamo. infrasettimanalmente su YouTube ci vediamo Infatti. sempre comunque. Va bene, grazie di aver visto questo video sulla nostra piccola esperienza creativa e E ciao. al prossimo video.